Ciao a tutti ragazzi, sono Ed e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, offerta dell'Inter per Insigne. Offerta dell'Inter per Insigne, non si è ancora capito quanto, Di Marzio non lo ha detto, però ha riportato questa notizia di un Inter che starebbe cercando di inserirsi nell'affare tra Insigne e il Napoli, che devono rinnovare e non trovano l'accordo. Dunque, questo ha fatto nascere una discussione su cosa l'Inter dovrebbe prendere, chi dovrebbe prendere, insomma il mercato più in generale che l'Inter dovrebbe fare. Allora, dico la mia. Secondo me l'Inter deve fare un massivo mercato in uscita. Su questo proprio non ne ho dubbi. Deve proprio vendere 6-7 giocatori che non possono più stare nell'Inter, secondo me, che sono Carrizo, Nagatomo. Io direi anche Santon, Ranocchia, Melo, Brozovic, Jovetic e secondo me anche Palacio che è vecchio. Perché vabbè, non è scarso Palacio, però è molto calato e è vecchio, ormai dovrebbe anche andare a fine contratto. Poi magari non puoi, cioè chiaramente parlo di giugno e non di gennaio perché gennaio è sempre un po' difficile. Chiaramente non è che puoi vendere tutti 8, non ce la farai mai, però almeno 6 di questi. Secondo me l'Inter li dovrebbe vendere perché proprio non hanno finito il loro tempo all'Inter, hanno fatto e non. Cioè, basta, nel senso, non, avete visto tutti cosa fa Jovetic quando entra, non ha voglia di giocare. Brozovic fa una partita buona, 10, svogliato, o corre ma corre a vuoto, cioè non ha un. Non è bravo a coprire, cioè, ho letto i dati, no? Brozovic è quello che ha corso di più dell'Inter l'anno scorso. Sì, ok, ma se corri a vuoto non serve a un cazzo, devi correre bene. Correre tanto per correre non vuol dire niente, devi essere più concentrato e più attento sulle coperture, secondo me. E Nagatomo a De Boer non piace e onestamente anche lui un po' basta. Cioè, abbiamo rinnovato il contratto adesso, quindi ce l'abbiamo, proviamo a monetizzare un po'. Però basta. Santon anche lui ha troppi infortuni ed è troppo fragile fisicamente. Io con Dogbia non l'ho citato prima, però l'avrei voluto citare anche lui. Io lo terrei ancora un pochino perché un po' di fiducia ce l'ho ancora. Secondo me può fare un po' bene, però sto perdendo anche la fiducia che ho in lui. Tra l'altro ho notato che l'iPad ora mette il tempo qua. Cioè, io nei scorsi video facevo così con la mano, perché praticamente in concomitanza di dove sta la mia mano stava il tempo. E se lo sfondo era bianco io non vedevo il tempo. Adesso l'ha messo su, c'ho le bande nere e lo vedo. Oh, finalmente una roba buona l'hanno fatta con iOS 10. Vabbè, piccolo inciso. Poi chi va preso? Chiaramente, cioè, questo è il mercato in uscita. Va preso anche qualcuno in entrata. Allora, secondo me va preso un difensore o anche due centrali. Perché Miranda e Murillo sono i titolari, ok. Poi abbiamo Ranocchia che lo diamo via. Andreoli dovrebbe tornare, quindi un difensore quantomeno ci vuole. Poi secondo me ci vuole un terzino destro, perché Ansaldi sta a sinistra e questo terzino destro eventualmente Darmian sta a destra. Ovviamente, grazie. E poi abbiamo D'Ambrosio, Mianghue come riserve possono andare bene. A centrocampo serve un altro bel centrocampista perché Medel, Banega e Gnucurì, secondo me, sono ottimi elementi. Ne serve un altro e anche João Mário, scusate, João Mário ovviamente. Serve un altro centrocampista, quindi 5 bei centrocampisti dobbiamo avere. E poi centrocampista un po' ha capito che fa un po' tutto, quindi può giocare bene davanti alla difesa, può fare la mezzala. Magari ha le qualità per attaccare, però sa anche difendere, ha fisico. Secondo me bisogna avere un centrocampista del genere. E poi davanti, secondo me Inter è abbastanza a posto, cioè Icardi, prima punta. Secondo me bisognerebbe avere una seconda punta, cioè non nel senso seconda punta che sta dietro la prima punta, nel senso seconda prima punta, ecco, secondo centravanti. Di riserva, anche scarso, anche giovane, tipo Manai, scarso, Manai non è scarso, cioè di medio livello intendo, non scarso, tipo Manai, va benissimo, che sta dietro ai Cardi, perché comunque i Cardi, cioè se si infortuna non abbiamo
l'attaccante titolare, considerando che Palacio lo mandiamo. Poi Perisic con Candreva, benissimo. Eder va bene perché come riserva va bene. Abbiamo Gabigol, Biabiani, secondo me l'Inter è abbastanza a posto. Insigne sarebbe uno sfizio. Se mandano Eder in qualche modo, Insigne va anche bene, però sono due giocatori diversi. Sono due seconde punte. Cioè, vabbè, Insigne è più esterno, anche Eder esterno, però vabbè, insomma, sono quei due giocatori di fisicità simile, brevilinei, veloci, però Insigne è più offensivo, mentre Eder è più, copre di più, secondo me. Cioè, secondo me è così. E comunque io preferisco sempre Mertens a Insigne, ma a me Insigne non piace, francamente. È un giocatore bravo, però boh, è troppo discontinuo, preferisco veramente Mertens, che poi è esageratamente troppo offensivo, beh, però. A me piace Mertens. Niente, quindi secondo me questo è il mercato che l'Inter deve fare. Chiaramente poi è Ausilio che deve vedere le situazioni. Poi vabbè, bisogna anche vedere se arriva delle offerte tipo per Icardi o per, non so, Miranda, Mourinho, non lo so, e venderli. Però bisogna fare così. Considerando che Suning sembra che voglia investire, il fair play finanziario non dovrebbe essere un problema, quindi l'Inter dovrebbe poter investire tranquillamente. Secondo me l'anno prossimo avremo una squadra buona, veramente buona anche nelle riserve. Speriamo che quest'anno incominciamo, grazie al lavoro sul campo, ad avere anche una squadra unita nei titolari e le riserve, vabbè, sono riserve, ce le teniamo così per quest'anno, un po' come ha fatto il Napoli l'anno scorso, che aveva delle riserve di bassa qualità e infatti non è riuscita a tenere tutto il campionato. Niente, speriamo, speriamo. Io vi saluto, chiaramente adesso ci rivediamo. Per Inter, cos'è Inter Cagliari? Tipo quando tornano. E ci sarà anche Inter Southampton che andrò a vedere. E poi, vabbè, chiaramente continuerò a fare video di Minecraft, One in the Chamber. O anche vediamo. Cioè, One in the Chamber non ho messo il video, se non sbaglio, l'ho messo. No, non l'ho messo. Avevo registrato un video di One in the Chamber, la modalità di Minecraft, che penso di voler fare perché mi piace, come modalità è molto easy, molto leggera. E poi. Ah sì, ho comprato la PS4 con FIFA 17, più che altro mio fratello l'ha comprata, però siccome non ho voglia di fare i bordelli di andare a comprare le schede di acquisizione e robe del genere, poi la usa mio fratello e tra l'altro non è neanche in camera mia, giustamente, quindi non ho neanche il setup per la webcam. Cioè, che poi è l'iPad, ma non saprei dove metterla. E il microfono. E poi non ho neanche pagato l'online, quindi non posso neanche giocare online. Ho deciso che comprerò anche FIFA 17 per PC. E lo giocherò con un bel joystick della PS3 Pad. E vabbè, ho anche PS4, non cambia un cazzo tanto. E farò stagioni online perché mi piace come modalità. Niente, questa era una piccola parentesi finale. E vedremo insomma se riuscirò a metterlo, a farcelo insomma. Bene, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.